Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un video comparazione. Non facevo una tipologia di video del genere da anni, da quando provavo secondo me snack proteici versus snack normali da supermercato. Comunque, oggi siamo qui per provare il preparato per i brownie molto 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 decantato, famosissimo di Food Spring. E invece dall'altra parte proveremo il cacao protein brownie, quindi sarebbe sempre un preparato, però di bulk. Sono entrambi i marchi che ho provato anche altri prodotti, ci sono i video recensione. Per quanto riguarda, ovviamente io dopo mi fermo e vi faccio vedere anche i procedimenti di entrambi, poi andiamo a assaggiare, farò un preparato alla volta perché comunque il forno è uno e me lo voglio godere, non voglio correre. E quindi inizierò prima da questo di Food Spring, è il primo marchio che ho acquistato e quindi è giusto provare prima lui. Protein Brownie, il preparato è da 250 grammi, quindi ha 50 grammi in più rispetto a quello di bulk. Il costo non me lo ricordo, quindi ve lo lascio scritto. Questo qui dobbiamo aggiungerci solo il latte. Ho visto farò metà porzione anche del latte, quindi non farò 250 grammi ma 125. La stessa cosa anche per la dose del latte, andrò a dividere, quindi poi ovviamente ve lo faccio vedere. Comunque si fa con il latte. Ho 15-20 minuti nel forno a 175 gradi. Non vedo l'ora di provarlo, quindi non ci resta che andarlo a preparare. Allora, una volta aperto non si può più richiudere. Comunque c'è un buonissimo odore di cacao, veramente buono. Ok, allora vado a pesare 125 grammi. Ma ci sono i pezzi di cioccolato! No, vabbè, guardate qua, io avevo sentito! No, che spettacolo, veramente! No, guardate, ci sono i pezzi, proprio i bottoni di cioccolato. E vado ad aggiungerci all'interno 90 ml di latte. Vado a dare una mescolata. Che odore di cioccolato! Mamma mia, cacao e cioccolato si sente proprio assai. Ovviamente io con il latte vado ad occhio, infatti ce ne vuole un altro po'. Il ruoto rivestito da carta da forno e ci vado a mettere l'impasto. Non Ok, adesso può andare in forno a 170 gradi per 15 minuti 20 minuti. Eccoci qua con la recensione. Ovviamente quello che ci interessa a noi non è tanto l'estetica, ma il sapore. Ovviamente questa è una metà, su per giù ne escono 8-9 e i valori per 100 grammi, quasi per la porzione che ho fatto io, allora ha 268 calorie, 8,5 grammi di grassi, di cui carboidrati 23 grammi, zucchero 5,2 grammi, fibre 8,2, proteine 19, quindi ha 20 grammi di proteine. Allora, l'odore ci sta, ci sono poi i pezzi di cioccolato, ma vediamo. Non mi fa impazzire il sapore. Non sono neanche gommosi, ecco. Però il cioccolato si sente, più che il cioccolato si sente il cacao. Però il sapore non mi piace. Sono molto morbidi, forse un po' pastosi. Ne. Sono sempre mie opinioni, sono sempre recensioni personali. Ognuno con i suoi soldi va dove vuole, ognuno con i suoi soldi acquista dove vuole. Sinceramente,
non è un prodotto che mangio con piacere, non mi fa proprio impazzire, ma ti rimane quella bocca non tanto piacevole. Non mi voglio soffermare perché dopo voglio provare anche quella di Bulk e poi vedo una recensione proprio generale. Ho anche la pizza che voglio provare, penso che la proverò in qualche vlog e sono sincera, mi spaventa un po'. Mi spiace pure perché vedo Foodspring come un marchio molto, a parte sponsorizzato, molte persone ne parlano. Parlo anche da acquirente, da consumatore finale. Mi rode un po'. Vado fiera di questa cosa, di essere apprezzata comunque da voi, che mi dite: Giulia, è uscito questo prodotto, ce lo recensisci? Perché vi fidate molto delle mie recensioni. E quindi io sinceramente resterò sempre vera. Al di là di tutto, può non piacere ad un'azienda, a me non interessa. Sinceramente dico quel che penso. Se un prodotto mi piace, mi conoscete, lo porto veramente alle stelle. Apro video e parlo sempre di quel prodotto, perché a volte dei prodotti non mi piacciono proprio o non mi fanno proprio impazzire, io ve lo dico, anche perché come me spendete soldi e quindi nulla, io sono così. Ok, non mi voglio soffermare perché voglio provare anche quelli di Bulk e ci vediamo dopo quella recensione. Comunque mi dispiace, sì. Torniamo di nuovo indietro, andiamo a preparare questo di Bulk, ma prima di andarlo a preparare vi voglio dire come si prepara, perché rispetto a questo qua di Foodspring che è molto veloce, quindi ci sono dei passaggi in meno rispetto a questo di Bulk, io farò sempre metà dose, quindi anche gli ingredienti da aggiungere saranno tutti la metà, quindi io ci andrò a mettere un uovo, ricordo perché sono 2 le grame, le altre grammature non me le ricordo ma poi ve le scrivo. Andrò ad aggiungerci il latte, un pizzico di sale e anche un cucchiaino e mezzo di olio di semi. Consiglio di utilizzare l'olio di cocco, io sinceramente non ce l'ho, quindi vado ad utilizzare l'olio di semi. 100 g di preparato per quanto riguarda quello di Bulk. Una cosa che mi piace è, come potete vedere, si può richiudere, invece quello di Foodspring no. Allora, come odore diciamo che sono quasi simili, solo che ovviamente l'altro ha i bottoni di cioccolato all'interno. Andiamo con l'ovetto. Scusatemi se ho messo la manina davanti, ma non sono più abituata. Vado a dare una mescolatina. Drugun drugun drug. Quindi 50 ml di latte. Un cucchiaio e mezzo di olio. Mentre aspettavo, mi sono messa a fare 2 TikTok. Mamma mia, raga, non so quanti ne ho fatti, però ne ho pubblicato solo uno. Seguitemi anche su TikTok. Adesso possiamo aggiungere i 100 grammi di preparato. Mescoliamo, mescoliamo. Perché i liquidi non sono mai abbastanza? Questa cosa non l'ho capito. Troppo secco, guardate. E ho aggiunto 90 grammi di preparati. Cioè, per le ricette dovete andare sempre ad occhio, perché se seguite i preparati. Però questo ha più un odore di cioccolato fondente. Infatti pure il colore è bello scuro. Comunque entrambi avevano un buonissimo odore. Wow, raga, la consistenza è perfetta. Quei 10-15 ml di latte in più. Wow, perfetto proprio. Giusto un pizzico, altrimenti lo facciamo salato. Ok, va bene. Ma wow, questo ho fatto pure tutte le Ovviamente faccio lo stesso procedimento, prendo la stessa teglia, la inforno, ci metto l'impasto all'interno e lo metto nel forno a 160 gradi per 15-20 minuti. Allora, visivamente sembra una torta cresciuta male, non sembra un brownie, molto morbido. Ah, oh, sono fatta male. Questo per riuscire a mangiarlo tranquillamente.
Questo con una crema proteica. Ok, che non sembra tanto un brownie, perché sinceramente, esteticamente non sembra un brownie. Questo T-Food sembra più un brownie. L'aspetto, cioè, chi se ne frega. L'importante è il sapore. Questo non è un po' gomosetto. Però alla fine, se lo aprite e ci mettete un po' di cioccolata, un po' di crema alla nocciola, è buono. Allora, i valori per 100 grammi: 353 grammi. Grassi 4,6 grammi, questo c'è anche da dire che ci sono più carboidrati perché ha 38 grammi. Fibra 9,7 grammi, ma c'è anche da dire che questo ha 35 grammi di proteine. Mi piace molto di più. È morbido, sembra più una torta al cioccolato. Non è che pure questo sia, però a mio avviso è molto più buono. Buono. Il vincitore è Wok. Mi aspettavo di metterli sullo stesso livello, sono sincera. Invece no, sono completamente diversi. Anche da dire però che questo ci mette del latte e avete fatto. Invece questo ci deve mettere l'uovo, ci deve mettere l'olio, ci deve mettere l'acqua, il latte, il sale, però sinceramente tra i due mi piace di più questo di Bulk. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando scrivetemi anche voi la vostra recensione, mi raccomando è sempre sotto se le avete provate tutte e due, cosa ne pensate, sapete che io vi leggo sempre e quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!